Allora, cominciamo a dire qualcosa su Kant. Kant probabilmente l'avete già sentito citare da qualcuno in qualche altro corso, o magari ne avete sentito parlare. Ecco, insomma, Kant è uno dei nomi assolutamente fondamentali della tradizione filosofica europea e occidentale. È uno di quei nomi da cui veramente non si può assolutamente prescindere. Insieme a Platone sicuramente, ad Aristotele, è un altro di quei pensatori che veramente ci hanno mostrato come pensiamo. Il suo rilievo peraltro vi emergerà chiaro ed evidente il prossimo anno, perché il prossimo anno noi incontreremo Kant ripreso, riletto in mille modi da un sacco di autori. Quindi questo è un motivo importante per prestare la massima attenzione a queste ultime lezioni del corso di filosofia di quest'anno su questo autore che è veramente centrale. Centrale anche in un altro senso, perché Kant arriva a compiere un percorso filosofico, il percorso filosofico dell'età moderna, quello che è iniziato con Cartesio, con la rivoluzione scientifica, che è proseguito con quei due filoni che abbiamo chiamato empirismo e razionalismo, che in Kant appunto trovano una sorta di sintesi molto efficace, che poi appunto riparte e si rilancia nella filosofia successiva. Kant arriva quindi a concludere un percorso, ma a sua volta ne avvia un altro, avvia una serie di dibattiti importanti che si sviluppano nel XIX e anche nel XX secolo. È vero che noi abbiamo visto questi temi, quello che precede Kant, un po' rapidamente, non approfonditamente, però se voi pensate che la rivoluzione scientifica l'abbiamo collocata nel suo inizio tra la seconda metà del 1500 e la prima metà del 1600, se tenete conto che Kant vive la sua vita sostanzialmente nel corso del XVIII secolo, del 1700, capite che Kant arriva a conclusione di un percorso di 200-250 anni di filosofia. La rivoluzione scientifica e poi Cartesio, che problema avevano posto sostanzialmente? Il problema di come conosciamo. Da sempre gli uomini osservano il mondo e cercano di descriverlo. No? Noi da settembre ci siamo occupati di come in particolare nella filosofia occidentale, da Talete in poi, da Parmenide in poi, si è sviluppato questo modo di avere a che fare col mondo, osservarlo e descriverlo. E però la rivoluzione scientifica pone un problema importante, perché i nostri sensi veramente non ci restituiscono la realtà per come è. Questo è un problema che già gli antichi conoscevano, ovviamente, non è che nasce con Galileo, però la rivoluzione scientifica lo pone in maniera nuova e importante, perché quell'esperienza così banale di veder sorgere e tramontare il sole, noi scopriamo che senza ombra di dubbio alcuna, senza più ombra di dubbio alcuna, che non è un'esperienza che ci descrive il mondo come è. La Terra non è ferma al centro dell'universo, ma in realtà è un corpo che si muove tra altri corpi. E allora, se dobbiamo mettere in dubbio questa banale esperienza del vedere il sole sorgere e tramontare, e questo è Cartesio, dobbiamo mettere in dubbio tutto. E come possiamo allora ricucire quel rapporto, tra quella frattura tra mondo e io, per esprimerci nei termini moderni? Ecco, Kant rappresenta la sintesi tra le due risposte possibili che noi abbiamo brevemente visto nelle ultime lezioni dello scorso anno. Risposta empirista: tutto ciò che noi possiamo sapere sul mondo ci viene dai sensi, in qualche modo dei sensi dobbiamo fidarci, anche perché non abbiamo altro, non abbiamo letteralmente altro. Due, risposta per esempio di Leibniz: tutto è già nella nostra mente. Abbiamo alcune idee innate dentro di noi che ci permettono di avere poi a che fare col mondo. Leibniz, vi ricordate, addirittura dice: non c'è nessun rapporto tra noi e il mondo. Ricordate la teoria che abbiamo brevemente visto delle monadi? Ogni monade è chiusa in se stesse, non ha porte, non ha finestre,
Nulla entra e nulla esce, non c'è un reale rapporto col mondo, è Dio che coordina il tutto. Ecco, Kant arriva a sintetizzare tra loro queste due prospettive in una sintesi molto efficace. Allora, Kant, come abbiamo detto, nasce nel 1724, muore nel 1804, attraversa sostanzialmente il XVIII secolo, che è il secolo dal punto di vista culturale dell'illuminismo, movimento culturale fondamentale, di cui diremo forse qualcosa introducendo il corso dell'anno prossimo attraverso un altro testo di Kant, e magari vedremo se nel corso di storia avremo modo di approfondire qualcosa, ma l'ho incontrato in tutte le salse, lo incontrerete come introduzione alle sezioni delle letterature, in altri testi, in altri corsi, insomma. Nasce e vive a Königsberg. Königsberg è una città che oggi si chiama Kaliningrad e si trova in territorio russo. Vi faccio vedere dove si trova. Questa è una cartina della Prussia ai tempi di Kant. Vedete che Königsberg è nella Prussia orientale. Questo piccolo pezzettino di terra oggi è territorio appunto russo, chiuso tra stati che non sono Russia. Qui c'è a nord c'è la Lettonia, se non vado errato, la Lituania, non mi ricordo mai in che posizione sono. Qui c'è la Polonia, a ovest c'è la Polonia, c'è la con capitale Varsavia. Credo di ricordare che il confine sia anche con la Bielorussia o l'Ucraina, insomma. Ai tempi però era Prussia. La Prussia era questo stato che voi vedete. Questa cartina vi mostra anche nella sua espansione proprio nel Settecento, lo vedremo nel corso di storia, e che è uno stato di importanza storica fondamentale, uno stato nato sostanzialmente nel 1600, ma che poi nel corso del 1800 diventa la guida dell'unificazione tedesca. Tant'è vero che se voi vedete qui dove c'è il Brandeburgo, vedete Berlino, era la capitale della Prussia, di questo stato, della Brandeburgo-Prussia. E attualmente è la capitale della Germania, no? Proprio per questi motivi storici. Ecco, Kant vive tutta la sua vita in questa città, Königsberg, che diventa addirittura proverbiale, la filosofia di Königsberg è la filosofia di Kant, appunto. Di mestiere Kant fa il professore universitario. Questa dal punto di vista storico è una novità assoluta. I filosofi dell'età moderna, Cartesio, Locke, Hume, Leibniz, per stare a quelli che abbiamo citato, oltre a tutti quelli che avremmo potuto citare, che magari conoscete per altre vie, i filosofi dell'età moderna non erano professori universitari, perché le università, fino al 1700, sono in realtà luoghi di conservazione di una cultura antica, ma non hanno la minima avanguardia storica. Anzi, sono retrogradi. La vera filosofia, quella che poi si afferma nel corso come la tradizione filosofica europea, si fa fuori dalle università. Vi ricordate quando abbiamo letto il discorso sul metodo, che Cartesio dice che quelle cose le ha pensate addirittura mentre era in guerra, durante un inverno passato nelle retrovie della guerra dei Trent'anni, no? Leibniz faceva tutt'altro mestiere, Locke, Hume facevano di tutto, fuorché spesso non avevano bisogno di lavorare, erano nobili che non avevano bisogno di lavorare per guadagnare a vivere. E invece, un po' alla volta, nel corso appunto dell'illuminismo, le università tornano a essere luoghi di produzione avanguardistica, potremmo dire, della filosofia. Al punto che i filosofi che incontreremo il prossimo anno sono pressoché tutti docenti universitari di mestiere. E ancora oggi la filosofia viene fatta pressoché da docenti universitari. Cioè, quando voi sentite parlare di qualche filosofo, normalmente è un docente universitario, cioè uno che si guadagna da vivere insegnando nelle università. Quella filosofia dell'empirismo, di Cartesio, eccetera, che si era sviluppata inizialmente fuori dalle università, ora ci entra. Okay? Kant è uno che ha letto questi autori, che li insegna. Okay? Le università invece in quel momento proseguivano una tradizione iniziata dal Medioevo, quindi erano in mano a ordini religiosi, e dalla rivoluzione
scientifica in avanti, vi ricorderete, si era prodotta anche una frattura tra cultura religiosa e cultura scientifica, che si riflette anche in questa, si era riflessa anche in questa questione, no? Per cui di fatto le università continuavano a insegnare nel 1600 e nel 1700 dottrine che ormai che erano ancora le dottrine degli autori medievali. Gli autori medievali anche loro spesso erano docenti universitari. Noi non abbiamo studiato praticamente nessuno, ma per esempio Tommaso d'Aquino l'abbiamo citato, era un docente universitario. Abelardo, uno dei più grandi e straordinari filosofi del 1200, era un professore universitario. Un po' alla volta però quella tradizione universitaria si sclerotizza, pensa solo a conservare l'esistente, e la filosofia, quella che noi oggi riconosciamo come tradizione filosofica, in realtà è fuori dalle università. L'ultimo veramente importante professore universitario, prima di che ricominci questa tradizione con Kant, è Galileo. Molto significativo, tra l'altro, che sia Galileo l'ultimo professore universitario che ha un rilievo, che ha un rilievo storico importante nella tradizione filosofica e non solo. Ecco, da Kant in avanti invece le università tornano a essere luoghi di produzione culturale di primo livello. Ovviamente non è Kant come figura isolata, è il momento storico. Kant è sicuramente il principale, tra l'altro di una università assolutamente periferica dal punto di vista geografico, come vedete. Königsberg cos'è rispetto all'Europa? Ecco, io qui avete una cartina dell'Europa del Nord, ma vedete chiaramente, no? Già rispetto all'impero, al Sacro Romano Impero che ancora esisteva, è assolutamente periferia, sul Mar Baltico, nella Prussia orientale, territori lontanissimi. Eppure grazie a Kant Königsberg diventa uno dei luoghi più importanti, un luogo fondamentale della tradizione filosofica occidentale, come vedremo anche il prossimo anno. Dal punto di vista biografico, vi diciamo una cosa molto interessante: Kant era una persona estremamente precisa e rigida. Si racconta l'aneddoto che addirittura gli abitanti di Königsberg regolassero i loro orologi sulla base della sua passeggiata quotidiana, perché aveva uno standard delle abitudini quotidiane veramente precisissime, dalla colazione al lavoro, la passeggiata pomeridiana, appunto, eccetera. Talmente precise e fisse, al limite dell'ossessione, che appunto si diceva che gli abitanti di Königsberg regolassero il loro orologio quando vedevano Kant uscire di casa per la sua passeggiata. Eppure quest'uomo ci ha lasciato degli scritti assolutamente fondamentali. Tra l'altro anche qui una cosa biografica molto interessante: quando abbiamo citato Leibniz il mese scorso, vi ricorderete, vi avevo detto che Leibniz, quando aveva la vostra età, 17 anni, aveva praticamente già in testa chiaro tutta la sua visione del mondo e della filosofia, e che poi ha messo per iscritto un po' alla volta. Kant è il contrario. Kant arriva a scrivere il primo testo veramente importante praticamente a 60 anni, tanto che poi nei manuali si trova il cosiddetto periodo pre-critico e poi il periodo cosiddetto critico. Il periodo pre-critico è tutto il periodo della vita di Kant, in cui Kant ha scritto tante cose, ma che sono le meno rilevanti dal punto di vista nostro attuale. Le opere importanti sono soprattutto tre, e che adesso capirete perché lo chiamiamo il periodo critico, perché hanno questi titoli: la critica della ragion pura, la critica della ragion pratica e la critica del giudizio. Tra breve vedremo questo termine che ricorre, critica, che cosa significa. Qui non vi ho segnato, ahimè, grave colpa, le date di queste opere. Vado a naso. Allora, la critica della ragion pura è del 1781, di questo sono abbastanza certo, e la seconda edizione del 87. La ragion pratica, sinceramente, non mi forse dell'84 o giù di lì, e il giudizio dovrebbe essere del 1791. Comunque, tra il 1781 e il 1791 circa, Kant scrive queste tre opere fondamentali.
Noi in questo corso ci occuperemo solo della prima, cioè della critica della ragione pura.